Cari bambini, cari ragazzi, il Vangelo di oggi, Venerdì Santo, è un po' lungo perché ci parla non solo di un episodio, ma di tanti episodi che si sono svolti nel periodo tra la notte del giovedì, quello che noi chiamiamo Giovedì Santo, e la sera del venerdì. Gesù ha vissuto la sua passione, ma in questo caso passione non indica, diciamo, un interesse speciale, ma indica le vicissitudini, soprattutto le sofferenze che ha affrontato Gesù, che lo hanno condotto fino alla morte in croce. Perché Gesù ha accettato questa morte? Ecco, lui non si è suicidato, ma ha accettato che altre persone potessero tramare contro di lui perché fosse messo a morte. Lui, il Signore Gesù, attraverso questa morte voleva mostrare e donare tutto il suo amore, prendere su di sé non solo la sofferenza fisica, ma anche le sofferenze di tutti i peccati di tutti gli uomini, anche dei nostri peccati. E ha donato la sua vita per noi, per il suo grandissimo, immenso amore. E quindi noi oggi vogliamo ringraziare il Signore per tutto il suo amore, anche chiedergli perdono per tutti i nostri peccati, per quando abbiamo voluto fare le cose o dire o pensare le cose in una maniera diversa da come Lui ci invita, da quello che è la sua parola, da quello che è il suo bene che ci dona ogni giorno. E anche vogliamo pensare a tante persone che stanno vivendo delle sofferenze grandi, più grandi di quelle che stiamo vivendo noi. Ecco, gli chiediamo, preghiamo per loro, le pensiamo e pensiamo che il Signore ci potrà aiutare. Ecco, perché vivere, diciamo, i problemi, le situazioni difficili, pensando e pregando insieme con Gesù, ci dà una forza più grande, ci dà un atteggiamento diverso. Le possiamo vivere con un altro spirito, con un'altra intenzione, come Gesù ha vissuto la sua sofferenza con amore e per amore, chiediamo al Signore che ci aiuta anche a noi a vivere i nostri problemi, quelli che sono, con amore e per amore. E il Signore ci vuole aiutare in questo. E allora questo giorno della morte di Gesù, il Venerdì Santo, è un giorno importante per poterlo ascoltare e per poter pregare. E questo ci aiuterà anche ad affrontare tutti i problemi.